Allora, Mirko, dici un po', abbiamo detto minchiate, sì. Il giusto. Ma il giusto, sì, è vero, come dite voi, che c'è un modo per lavarsi meglio i denti. Sì. È vero, il discorso spazzolino elettrico è molto meglio rispetto al manuale, chiaramente se utilizzato in maniera corretta. Spazzolino elettrico è molto meglio perché fa quel movimento molto meglio di quanto potrebbe farlo la mano. Esatto, è quella roba, esatto. Lì. Soprattutto poi per chi non vuole acquisire la manualità, l'elettrico fa tutto lui davvero. Ecco, ma quando tu dici ci sono dei modi migliori, quello senza dubbio, ma è veramente così è veramente così necessario tenere quell'inclinazione a 45 gradi, il movimento dall'interno verso l'esterno? Allora, non tanto l'inclinazione a 45 gradi, quanto più il movimento dello spazzolino deve essere sempre dalla gengiva verso il dente. Primo, per non creare problematiche alle gengive o comunque andare ad essere troppo aggressivi sullo smalto e rovinare poi lo smalto, i cosiddetti colletti scoperti, sì, sì. Quelli che su cui si sente poi il freddo. Ma soprattutto, se ci pensi, la setola spostata in maniera orizzontale non va bene tra un dente e l'altro, non riesce ad inserirsi bene. Invece, ma infatti, con guarda... il movimento a rullo. Sì, ma infatti io negli ultimi anni l'ho capito, sono molto migliorato. Walter invece ha ancora dei denti orrendi perché lui non ha ancora capito questa roba qua. No, volevo chiederti un'altra cosa, me la sono dimenticata. Acqua calda, acqua fredda, sì. Acqua calda, acqua fredda è uguale in base alla sensibilità dei denti, non c'è differenza. Sì, ecco. È vero il discorso del dentifricio, serve se si compra un dentifricio specifico per una problematica, esempio un dentifricio per il sanguinamento gengivale. Quella roba lì ovviamente, perché, perché diventa quasi una specie di medicinale, diciamo. Esatto. No, volevo chiederti, spazzolino con le setole morbide o dure? Assolutamente morbide. Lo sapevo, io sbaglio sempre. Perché io ho questo problema, Mirko, ma non riguarda solo i denti, riguarda proprio tutta la mia vita. Io, se non percepisco è per quello che il lavoro di una cosa, mi incazzo. Ma uguale, non so, metti i massaggi. Io odio i massaggi perché, probabilmente essendo abituato a quelli sportivi, che sono. Per me il massaggio mi deve far piangere dal dolore. Il massaggio, quello che fa così, che sembra che mi stai oliando come una cotoletta. No, quella roba lì mi dà fastidio. È rilassante, non è terapeutico. Sì, quello mi dà fastidio. Quindi morbide le setole. Setole assolutamente morbide per non creare appunto. No, io mi raschio. Io lo farei con la carta vetrata. Io lo farei con la carta vetrata se potessi scegliere. Sai, le spugnette, quelle per le pentole, quelle le paglie, metallo, quelle di metallo. Io mi laverei i denti con quella roba lì. Senti, invece il nettalingua. Va benissimo. Va bene. Più strumenti usate per l'igiene, meglio è. C'ha scritto qualcuno che quel fango che io tutte le mattine vedo che mi esce dalla lingua, va levato, sono le tossine che durante la notte il fegato rilascia. E quindi tu, quando ti svegli, non so se sia vero, non so, Mirko, se tu ne sai qualcosa, stai levando quella patina lì, è tutta roba prodotta da sporcizia che comunque c'hai dentro e devi levare. Oh, ma io sono il più grande testimone. No, beh, guarda, mi stavo chiedendo, perché va bene Gillette, va bene Vodafone, così, però il Nettalingua non è un brand, è un oggetto. Come faccio a diventare testimonial di un oggetto? Ci sono le marche di spazzolini che li vendono. No. Ah sì? Perché io ho sempre preso quello di rame, che non ha un marchio, è un oggetto che rimane così. No, ci sono. Devo informarmi, perché sono il più grande testimonial del Nettalingua in Italia. O forse devo lanciare una mia linea, con la mia faccia. Quello sulla spatolina, sul piatto. Bello, con la mia faccia con la mia lingua. Sembra che stiamo limonando. Così ti levi via e sembra che stiamo limonando. Mirko, l'ultima domanda che interessa alla Fosca: l'idropulsore. Non so neanche cosa sia l'idropulsore. È quella cosa che si usava un sacco negli anni '80. Sì. Insieme. Ma si usa ancora. Il getto d'acqua. Puoi usare al posto del filo. Stai solo attenta quando indirizzi il getto dell'acqua, non indirizzarlo verso le gengive, altrimenti lo sporco lo butti sotto. Ah, ok. Cosa con il filo interdentale, comunque. Quando andate tra un dente e l'altro. Se non lo sapete usare bene, meglio no che sì. Impari a usarlo. Sì. Esatto. Va bene. Spingi e basta, vai a spostare lo sporco più sotto gengiva anziché toglierlo. Bene, che bella puntata di infotainment che abbiamo fatto. Vedi, un sacco di nozioni per voi. Mirko, un saluto. Grazie. Ciao, a voi. Ciao. Vedi qua tutti, adesso mi compro Nettalingua, devo riuscire ad avere almeno 5 centesimi su ogni transazione. Come facciamo? Signor Nettalingua.